Si torna dunque in studio per il classico appuntamento del venerdì col nostro ospite, ospite che soprattutto è ospite di piscina perché con noi c'è l'allenatore della Coser Caricive, la squadra di pallanuoto femminile locale, ossia Fabio Cattaneo. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, dunque è iniziata la scorsa settimana la vostra stagione, come al solito voi partite a gennaio. È iniziata subito bene contro il Catania che era un avversario di quelli temibili. L'anno scorso, lo ricordiamo, le siciliane hanno disputato i playoff. Sì, era una squadra da prendere, diciamo, con le molle, anche perché poi era la prima giornata di campionato. E bisognava vedere anche come stavano in condizione le nostre ragazze. Comunque sia, sotto l'aspetto, diciamo, del carattere, l'ho visti veramente bene. C'è da migliorare alcuni aspetti, sia di allenamento che tattici. Poi vedremo col proseguire il campionato. Comunque sono abbastanza soddisfatto. Ecco, d'altronde la prima giornata è sempre un po' un'incognita per tutti. In che condizioni anche fisiche hai trovato le tue ragazze? Alcune molto bene, ed altre sapevo che invece devono recuperare ancora la condizione fisica a causa, diciamo, delle festività natalizie. Alcune sono state assenti per motivi familiari, altri per infortunio, come Martina Manciola che ha ricevuto una botta la settimana prima, ha ricevuto anche una perdita di sangue dall'orecchio, quindi si temeva al peggio. Invece fortunatamente è riuscita ad entrare in acqua, però salta una settimana piena di allenamenti, quindi sapevo che non era in condizioni perfette, anche se poi comunque sia sono soddisfatto di come ha giocato. Fabio, ciao, sono Pierluigi, buonasera. Ciao Pierluigi. Senti, io invece ti volevo chiedere un'altra cosa un po' più in generale, perché Sì. rispetto all'anno scorso, per esempio, che la squadra solitamente creava tantissime occasioni da rete, però concretizzava poco rispetto a quello che creava, in questa stagione si potranno vedere dei miglioramenti in questo senso? Sì, spero nella conclusione di migliorare la conclusione, però logicamente noi col Catania non abbiamo avuto neanche tante occasioni, quindi è stata una partita molto equilibrata. Diciamo che rispetto all'anno scorso siamo riusciti a vincere la prima. Ecco, quindi l'inizio è Questo è stato importante. diverso rispetto al Sì, è stato passato. diverso, sì. Senti, un altro aspetto interessante, c'era un po' l'interrogativo alla vigilia, alla fine è stato sciolto, ossia Tusculano in vasca e non in porta. Sì. Fraticelli è stata schierata fra i pali, scelta dettata da cosa? Da magari un pizzico di preoccupazione per un avversario non conosciuto, oppure è una scelta che in prospettiva campionato sarà definitiva o quasi? Ma secondo me è definitiva come scelta perché per quanto riguarda Tuscolano difende molto bene. È attenta alle fasi di gioco sia in attacco che in difesa, quindi è un giocatore in più che noi ci troviamo in acqua. E per quanto riguarda invece il portiere, diciamo che siccome Fraticelli dà veramente delle garanzie in quel ruolo, mi sembrava giusto dare la possibilità, proprio perché lo merita comunque Geni, perché è un ottimo portiere, di essere titolare, e con Valeria in difesa abbiamo così aumentato il potenziale della squadra. Anche perché, qualsiasi evenienza, comunque c'è Tusculano che può subentrare. Sì, questo sì. E l'anno Questo scorso ha fatto sì. vedere grandi cose, no? In quel ruolo, insomma, No, no, si no, adatta no, benissimo. certo, facciamo gli scongiuri. Comunque, certo, Valeria rimane sempre, diciamo che è il jolly della squadra. È il nostro jolly. Senti, adesso passiamo invece a parlare del presente. Il presente è la partita che ci sarà domenica, se non vado errato, contro la Roma Racing. L'anno scorso fu battaglia sia all'andata che al ritorno. Che tipo di partita vi aspettate in questa occasione? Sarà una partita simile oppure magari un tasso tecnico cambiato da parte di tutte e due le squadre farà sì che la partita sia diversa? No, io credo che sia una partita simile, anche perché le giocatrici della Roma, ci abbiamo fatto già un amichevole, hanno proprio nel DNA la battaglia, quindi sono molto, diciamo, sportivamente però cattive, decise, determinate, giocano molto a pressing, fanno un pressing veramente pesante, quindi
sono quelle squadre veramente che danno fastidio dall'inizio alla fine, e poi è una squadra che non molla mai, quindi credo che comunque sia una squadra ostica anche lei, e per vincere la partita veramente dobbiamo lottare fino in fondo, veramente con i denti, perché se si vince si vince all'ultimo. Ecco, un'altra cosa volevo chiedere invece a Fabio, per quello che riguarda la squadra, anche quest'anno ci sono delle ragazze molto giovani, ecco, rispetto all'anno scorso ti aspetti magari la maturazione di qualche giocatrice in particolare? Diciamo che già alla fine del campionato ho visto le ragazze che erano quelle del 90 che subentravano all'inizio e poi sono diventate, diciamo, delle ragazze che sono dei punti di forza della squadra. Mentre prima, diciamo, si contava 6-7 persone, adesso veramente siamo una squadra completa con 13 persone, dove addirittura mi sono permesso di poter effettuare un cambio di 4 ragazze per volta, quindi questo mi fa ben sperare, perché l'organico comunque sia sotto l'aspetto tecnico è migliorato tantissimo. Logicamente hanno la possibilità di migliorare tanto, perché comunque sono giovani. Diciamo che nell'organico ci sono anche dei 93, dei 92, e per adesso è un po' difficile farli entrare in acqua perché ancora sono lontani dalla Serie 2, però ecco, in futuro può darsi che possiamo fargli trovare un po' di spazio. Allora Fabio, detto tutto questo relativamente alla Coser Karičev, giunto il momento fatidico della schedina, lo ricordiamo, fino adesso i 5 risultati su 5 l'ha indovinati soltanto Andrea Benedetti Michelangeli del Messaggero, qualcun altro si è avvicinato, adesso spetta a te tentare la scalata all'Amplein di alla gloria. Esatto. Allora, per questa settimana noi ti proponiamo queste partite. Allora iniziamo con Astrea Civitavecchia di calcio. Astrea Civitavecchia 1. La seconda è Lazio Moioli per quello che riguarda invece la pallavolo. 2. Poi c'è il basket maschile, Itidet Cestistica contro Valmontone. Io ho un grande amico che è Baroncini, quindi gli do molta fiducia. Vittoria alla Cestistica. Per quello che riguarda invece la quarta partita, abbiamo sempre la pallavolo con Palocco Comal, praticamente uno scontro fra la prima e la seconda in classifica. 2, a casa del Palocco? Sì. 2. E poi per concludere abbiamo il rugby, ossia Sorgenia CRC contro Pontina. Ecco, stai attento a quello che dici perché c'è qui un giocatore molto importante. Ah sì, chi è il giocatore? Passava qua dietro. Ah, ecco. No, allora, vittoria sicura, puro fisso. Che ti sei messo paura per caso? No, per rugby. Dice, è meglio stare lontani. Okay. Meglio averci amici. Va bene, naturalmente un ringraziamento a Fabio Cattaneo, in bocca al lupo per la partita di domenica, grazie. Nella speranza ovviamente di risentirci prossimamente, di averlo di nuovo ai nostri microfoni. Vi ringrazio io e un saluto a tutti quanti. Grazie ancora Fabio, a presto. Ciao Fabio. Ciao, ciao, vi ringrazio, ciao.